Si torna a parlare di crisi politica a Teramo dopo le ultime dichiarazioni di eh, Dodo eh, di Sabatino. Il sindaco Brooke in questi giorni ha anche letto eh, su diversa stampa altre dichiarazioni eh, dell'onorevole Paolo Tancredi. Che sensazione ha personalmente di quello che sta accadendo? Io ho la sensazione che devo lavorare, che devo risolvere i problemi dei cittadini teramani che dedico la, il, tutto il tempo che trascorro dentro il Comune per affrontare e risolvere questi problemi, che ci sono delle situazioni politiche che vanno chiarite sicuramente, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, ma che io ritengo i cittadini ci hanno dato un mandato, un mandato per cinque anni e credo che tutti lo dobbiamo rispettare, che poi ci sono delle diversità eh, di opinione, che si vedano le cose in maniera diversa. Eh, però questo eh, deve come dire, determinare il fatto di fare proposte operative, di proporre soluzioni, di proporre alternative per quello che è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Quindi io su questo mh, diciamo, continuerò la mia eh, linea, la mia strategia. Non ritengo che ci siano i presupposti amministrativi eh, per dimettersi. Se ci sono dei mh, problemi politici li affronteremo nella giusta sede. La sensazione è un po' che la stiano tirando per la giacchetta, che ci sia una guerra tra virgolette intestina all'interno del centrodestra. Ma guardi, il secondo mandato è sempre molto difficile, la storia ce lo dice, il secondo mandato di tutti i sindaci, anche di quelli eh, diciamo, che, qui a Terra, ma anche in altri comuni, è sempre molto difficile. È chiaro che insomma, ci possono essere delle, eh, dei, dei temi e dei problemi all'interno di una maggioranza, però ritengo, io eh, eh, sottolineo, che in questo momento eh, perdere l'amministrazione comunale a Teramo significherebbe eh, lasciare campo libero alla sinistra o magari a delle, ad altre forze eh, che predicano l'antipolitica. Eh, poi abbiamo visto quello che sta succedendo a Roma, eh, per cui io ritengo che abbiamo eh, un grande, eh, una grande responsabilità amministrativa e politica. Eh, mh, mh, vogliamo, eh, dobbiamo lavorare perché dobbiamo riconquistare la regione che abbiamo perso in regione di legislatura, per cui insomma, io credo, ecco, invito tutti a un maggiore senso di responsabilità, tutti, tutti quelli che si riconoscono in, questo, in questa coalizione, in questo centrodestra. È chiaro che poi invece chi ha pensieri e presupposti diversi deve seguire altre strade. La domanda è impertinente. Chi riuscirà a buttarla giù? Dodo Di Sabatino o Paolo Gatti? Maurizio Brucchi.